Col Napoli alla finestra, perché il Napoli ha giocato regolarmente sabato scorso contro il Torino, riprende il campionato di Serie A. Ci sono 6 partite in programma tra oggi e domani per recuperare le partite che non si sono disputate la settimana scorsa. E c'è soprattutto questo Juventus-Inter che da tempo, praticamente dall'inizio del campionato, si è pensato potesse essere decisivo per la volata scudetto. Francamente non lo so se sarà decisivo, anche perché nel frattempo c'è un terzo incomodo al quale io non credo, però la classifica dice che sta lì e quindi bisogna tenerne conto, la Lazio. Tutti parlavano di un Napoli come possibile compagno di fuga con Juve e Inter, e invece il Napoli è staccatissimo e sostanzialmente ormai ha già rinunciato alla possibilità di partecipare l'anno prossimo alla Champions League, sempre ammesso che il campionato quest'anno arrivi a compimento fino alla fine e poi si vedranno le classifiche. Bisognerà inventare qualcosa. Juve-Inter è in ogni caso una partita decisiva perché è fondamentale per tutte e due le squadre. Per l'Inter, che se dovesse perdere dopo aver perso lo scontro diretto qualche settimana fa all'Olimpico contro la Lazio, avrebbe un colpo mortale per le sue ambizioni. Ma anche che per la Juve, che pur essendo virtualmente in testa alla classifica, c'è cioè la Lazio, ma ha giocato una partita in più dei bianconeri. Stavo dicendo, anche per la Juve sarà fondamentale riprendere il cammino della vittoria dopo la sconfitta in Champions League nell'ultima uscita, perché lì le acque sono già agitate. La realtà è che la Juventus ha fatto un azzardo, ha preso Sarri, sapendo che l'allenatore era in viso ai tifosi e soprattutto era un'incognita per i giocatori, e adesso è alle prese con qualcosa che non si aspettava, un campionato tirato, mentre quello dell'anno scorso fu decisamente una passeggiata. Se l'Inter o la Juventus dovessero perdere questa partita sarebbe un colpo durissimo per le loro ambizioni. Un pareggio lascerebbe le cose inalterate a tutto vantaggio però della Lazio, che a questo punto sarebbe concretamente in testa alla classifica. Ripeto, io non credo alla possibilità che la squadra di Totito possa vincere il campionato, perché adesso sta andando sulle ali dell'entusiasmo. Al primo passo falso concreto vedremo come reagirà. Adesso è in uno stato di grazia mentale e fisica. Comunque, la partita di stasera è decisamente importante, fondamentale. Vedremo se il campionato sarà davvero combattuto fino alla fine, come lo fu 2 anni fa, perché poi dicono che finalmente c'è una lotta per lo scudetto, quando dimenticano che 2 anni fa, se non ci fosse stato il doping arbitrale, il Napoli lo aveva addirittura vinto. Comunque, se la Juventus vince, io credo che sarà un colpo durissimo per la stagione e per tutte le altre partite, e vedremo cosa succederà. Se la Juventus non dovesse vincere, avremo un campionato combattuto fino alla fine, sempre ammesso che questo campionato possa arrivare alla fine. A domani.